Io vedo sul giornale. Diciamo oggi siamo qui da voi perché c'è ufficiale. Delle aziende pistoiesi di tutta la nostra provincia, insieme alle istituzioni. Oggi non c'è la rappresentante della provincia, non c'è la banca, non so se stava arrivando oppure no. Stavamo aspettando la banca. Ah, ecco. E praticamente il nostro obiettivo è quello di cercare di far conoscere le realtà sia alle istituzioni, noi vi conosciamo, ma non in maniera molto approfondita. Sì. Perché tante volte si dà per scontato certe cose e invece a me non piace più darle per scontate. Ma io credo che sia importantissima perché sono convinta del fatto che le realtà vadano toccate con mano, vadano viste. Che comunque chi non viene proprio sul posto e non vede quello che succede forse ha una visione parziale delle cose. Penso che sia importante anche per gli artigiani stessi che sentono quindi le istituzioni, la loro associazione di categoria più vicina, e questo senz'altro crea comunque un clima di fiducia e un clima di collaborazione che può dare soltanto buoni frutti. Io sono venuta qui oggi con molta convinzione perché nella fattispecie questa è una realtà molto importante per la città, così come le altre, perché gli artigiani sono purtroppo una categoria che lavora molto ma sconta anche molto il peso della crisi, quindi insomma il sostegno di tutti è quantomeno un inizio. Allora, la suceria è nata nel primo marzo del 78. Sicché quanti anni sono tanti anni, forse. Nel 78 siamo sempre cresciuti fino a un certo punto, siamo arrivati a un punto che eravamo 14 addetti, però i tempi non sono più quelli di prima per tanti motivi. Non per questioni di lavoro, manca lavoro, c'è il lavoro, perché i problemi sono tanti. Prima si lavorava 10 ore e si lavorava 10 ore, ora per lavorare 10 ore bisogna lavorare 20 ore perché ce la fa troppe altre cose. Da alleggerì certe cose, di semplificare certe cose, di fare quello che vogliamo fare, di fare le leggi che vogliamo fare, le regole che mettano. Il problema è far rispettare le regole che ci sono. Che poi facciano una legge fatta bene, fatta male, quelli sono cavoli loro. Però una volta fatta deve essere rispettata. Noi siamo qua a trovarla perché ci vogliamo, diciamo, il nostro progetto è quello di venire a trovarvi. Mi sembra un'iniziativa molto giusta e dimostra che sta dietro un po' a queste persone che continuano a lavorare con tutti i sacrifici che fanno, con tutti i rischi che corrono, però nonostante questo si sentano ancora la forza di andare avanti. Sempre il discorso del supporto finanziario, perché è questo che ci rovina, perché ripeto, quando sei in un giro che non puoi riscuotere perché non hai finito una cosa per colpa di quello, di quell'altro, però te sei nel mezzo, hai speso, devi pagare e poi vai da un istituto di credito e ti dice che non è possibile, ti trovi un po' in difficoltà. O hai molta fiducia negli altri, nei fornitori, però non puoi lasciare i dipendenti senza stipendio e neppure non pagare, anche perché se non paghi finisci, chiudi, se non paghi i contributi, come fai? È sempre andata avanti, diciamo, col lavoro che stiamo facendo ad oggi, insomma, siamo
col privato, siamo col pubblico, siamo con l'industriale, lavoriamo così, ci arrangiamo, siamo un po' diminuiti da quello che eravamo perché purtroppo oggi tante chance non ce ne sono. Le tecnologie sono cambiate, ma in meglio, non è detto che perché stiamo molto meglio, certamente ci sono delle cose che hanno dato un po' lancio anche a tanti che non saprebbero fare questo mestiere, perché oggi avvitare un tubo e innestarlo, come se, prima c'era un po' più ci voleva un po' più l'artigiano esperto. Tante cose ora le possono fare, diciamo, c'è il lobby che uno si arrangia anche da sé, ecco. Ma sicuramente è un'iniziativa molto lodevole, di questo devo ringraziare Confartigianato perché è il modo per andare incontro alle aziende, il modo per andare sui territori, come fanno le amministrazioni comunali, che sono la prima interfaccia con i cittadini e le aziende, è il modo per andare a capire realmente quali sono le esigenze, le necessità, ed è il modo anche per provare a mettersi insieme e cercare delle risposte. La politica può fare qualcosa in questo senso, può cercare di mettere in campo soluzioni che possano portare a determinate condizioni. Sulla tassazione locale, noi con la nostra amministrazione abbiamo provato a lavorare e stiamo ancora lavorando sui regolamenti, sulle varie possibilità di riduzione o di un eventuale, o cercare di capire come poter venire incontro alle esigenze delle aziende. Io ritengo che sia un'ottima iniziativa, che è importante far vedere a tutte le associazioni lo stato in cui si trovano le aziende, nel mio caso artigianali di piccole dimensioni, delle difficoltà che affrontiamo quotidianamente per poter lavorare, andare avanti e chiaramente sostentare le nostre famiglie e quelle dei dipendenti delle nostre aziende. La difficoltà più grande è quella della concorrenza di altri paesi emergenti, la difficoltà dell'accesso al credito, la difficoltà di poter lavorare in maniera autonoma, ma con chiaramente coscienza del lavoro che facciamo, senza essere costantemente sorvegliati e videosorvegliati anche dalle istituzioni, che chiaramente non rendono il lavoro molto gradevole. Io oggi sento come esigenza imminente dare un po' più spazio alle idee degli imprenditori e finanziare queste idee, perché fino ad oggi sono state idee che hanno portato dei grossi risultati e al momento tutte le idee vengono accantonate proprio perché non si vuole dar credito a quello che gli artigiani fino ad oggi hanno fatto e che possono continuare a fare. Noi ci occupiamo della produzione di articoli stampati in plastica, nello specifico articoli casalinghi, quali secchi, scope, spazzole e quant'altro.